Comunque, tornando alla sua carriera, lei, insomma, in quegli anni, nei primi, alla fine degli anni 90, nei primi anni 2000, è lanciatissima, tanto a un certo punto... 94 ho cominciato, 96... E comunque è nell'apice del suo successo, in quel momento addirittura gira un videoclip con Ricky Martin, Vivi la vita loca, ed è un successo internazionale, ecco, fra l'altro lo bacia anche in bocca e non era... previsto, poi fa i calendari, fa televisione, fa moltissimo. Wow, poi, che carriere! Wow. Max andava a ruba il suo calendario. Eh? Addirittura, gli dicono così. Sì. Oh, adesso su eBay costa 4,99 euro. Diciamo. Non è finito così, ma dai! Però pensavo come Rolex, sai, acquista valore con il tempo, sai, magari... No, niente. Ma purtroppo, vabbè. Purtroppo niente. No. Vabbè, 4,90, ragazzi, mettiamo una colletta più che altro. 99. A questo punto c'è... Con la spedizione, poi qualcosa in più. Comunque, insomma, però poi a un certo punto lei conosce Fabrizio Corona, si sposa e nel 2002 ha un figlio. Se potesse tornare indietro, visto che da quel momento in poi lei continua a lavorare, ma i suoi successi sono un po' più altalenanti, diciamo, rispetto al passato, lei rifarebbe tutto uguale o cambierebbe qualcosa? Ma sai, questa domanda è una domanda che non ho mai capita. Ormai è passato, se potessi tornare indietro, inutile che ti fai questi viaggi astrali. Ormai non puoi più tornare, perché non lo sai, perché in quel momento non puoi più tornare con questa testa. E se tu oggi sei una persona insoddisfatta, non è il tuo passato, il tuo presente è il problema. Perché il tuo passato poteva essere travolgente quanto vuoi, però non puoi avere sempre le scuse e vivere dentro quella ombra di scuse. Oh, perché no, riapparsi al passato e darle accusare il passato per i tuoi problemi, per le proprie scelte, certo, hai ragione. Oggi è sbagliatissimo, non è così, punto. Lei ha detto: il gossip mi ha rovinato la vita, mi ha mangiato il fegato, ripensare al passato mi fa molto male, non sono riuscita a fare e a dare altro, l'uomo che avevo sposato sarà sempre la spada che mi porterò dietro. Allora, lei è stata risucchiata, diciamo, nel gossip di un matrimonio molto mediatico? No, sono stata risucchiata da me stessa, perché alla fine anche mi sono concessa io a questo gioco perverso di massacro. A quanto pare mi piaceva all'epoca, quindi essere masochista fino in fondo. Sicuramente se avessi avuto le persone che mi potevano dare dei consigli migliori, avessi avuto qualcuno a cui appoggiarmi, su cui contare. Perché io, a me manca nella vita... il punto fermo, c'è la famiglia. E quindi... Era troppo sola in quella fase. Sì. Diciamo, lei col suo ex marito Corona si è lasciata nel 2007, ma questa relazione tossica, non sentimentale, è durata per una vita. Lei... Ma onestamente sono stata io tossica nei miei confronti tutta questa vita, tutto questo tempo. Le posso chiedere, senza voler essere offensiva in alcun modo, chi era il più malato dei due? Ma onestamente io non credo che lui sia malato, come io non credo che io ero malata, erano due persone infelici, basta. Infelicità porta a fare cose brutte, farsi del male, e quindi due persone infelici. E fragili? Chi era anche più fragile? Probabilmente tutte e due, perché io posso parlare per me, sicuramente ero fragile, però ovviamente anche lui. Senta, lei per due volte, perlomeno quelle che si conoscono, è stata ricoverata una volta per overdose di sonniferi nel 2009 e poi nel 2012 per mi sono autoricoverata però. Un'intossicazione da farmaci. Era una richiesta in qualche modo di attenzione disperata oppure, diciamo... Probabilmente, ma perché... Era una voglia... Le mancava la voglia di vivere. No, non è questo, è che... Quella ragazza, a me dispiace veramente per la persona che era lì. Cioè per lei... E che era troppo sola. Tutto qui. Era solitudine. Adesso come sta? Bene. Ci prendiamo un attimo. No, non voglio... No. Vado, andare, sì, certo. Vado avanti. Se è troppo mi dici basta. Quanto, diciamo, nel suo malessere hanno influito, se hanno influito le dipendenze, che siano... Dipendenze, allora, da droga o da farmaci? Ok, ricapitoliamo una cosa. Io non ho mai abusato delle droghe. Provatelo, sì. Perché ero infelice. Colpa è mia. Non do colpa al mio lavoro, non do colpa al stress. Do colpa a me stessa, alla mia infelicità. E quindi, però ho provato un paio di volte. Non è che ho fatto chissà qualche viaggio astrale. No!
e psicofarmaci sono stati un... Psicofarmaci? No, no, non sono mai stati mai... Allora, psicofarmaci cosa intendi? Benzodiazepine? Ok, i sonniferi in questo caso. Ma lo voleva fare, lei cercava... No, ma te l'ho detto, la solitudine. Però sapevo che non potevo morire. Infatti ho chiamato io l'ambulanza. Questo non è la mia vita, questi sono gli atomi della mia vita. La mia vita ho vissuto di 46 anni, questi sono atomi di 2-3 pagine, 5, 10, 100, però non potremmo essere mai la vita intera. No, certo, quindi, però insomma sono state cose significative. Giusto, perché lei infatti sto dicendo, quegli atomi... Davvero. Poi cosa succede? Come quando uno si va a leggere le carte. Allora, immagino un numero da 1 a 10. Un numero da 1 a 10. 7, giusto? Brava, sì. Vedi, è tutto un gioco di mentale, è tutto gioco mentale. Io penso sempre 7 però quando me lo chiedono. Ma forse... infatti tutti noi, ho 3 alle 7, è tutto un gioco mentale e c'è una scheda, è una scheda, si chiama scheda motoria, che noi accendiamo e abbiamo questo, e riviviamo queste situazioni e facciamo anche gli altri. Quindi è un continuo farsi del male. Ovviamente senza ripercorrere tutte le tappe della vicenda, anzi non ripercorriamo le proprie della tragedia greca che è stato... matrimonio con corona, però se non nell'atto finale. Ecco, cioè quel video... Finale? Nell'atto finale, che insomma, se è stato finale quel video girato da Fabrizio Corona e purtroppo da suo figlio Carlos, in cui l'accusano di aver rubato 50.000 euro. Insomma, diciamo, un'accusa importante. No, allora, qua posso parlare, posso prendere? Certo, le voglio solo chiedere se si aspettava che suo figlio arrivasse a questo, magari dal suo ex marito poteva immaginarselo, ma da suo figlio? No. Ci sono state delle denunce? Io ho denunciato Fabrizio, sì. E lui... Io credo che lui ha denunciato me, io ho denunciato Fabrizio. Sono state. Però è talmente volgare, talmente poco rispettoso, perché... Ma come... Cioè... comunque, parlando di avvocato del diavolo, non sono stata io. E non l'ho mai fatto, non l'ho mai rubato a casa di nessuno. A casomai ho sempre dato, che sia chiaro. E qua dirò un'altra cosa. Ma anche se lo fossi. Per un attimo. E poi perché 50 solo le denunce 25? Non ho capito. Cioè, mancano i pesaggi. Ma ti veramente fai così? E quindi, però, non sono mai stata. E mi dispiace perché ha dato valore a me e io un valore di 25.000 euro. Cioè l'ha pesata come... No, mi dispiace perché veramente non è... Mi dispiace per lui, non per me. Non è una cosa che... Perché io ho fatto pace, cioè io non ho fatto niente, quindi non posso sentirmi in colpa per niente. Sì, ho capito. Però sono tua madre, No, ma non è colpa di Carlos, Carlos è un ragazzo meraviglioso. Io spero veramente che lui faccia la sua vita. Lei se l'è spiegato perché questo rancore nei suoi confronti di suo figlio? No, lui non c'era ancora dei miei figli. Lui c'è paura del suo padre. E quindi è così, si manifesta. Questo non è rancore. Lui non ha nessun rancore nei miei confronti. Lui di me conosce soltanto la mamma, come mi ha sempre visto, la mamma migliore del mondo. Ha avuto i traumi per quello che è accaduto anni prima, ingiustamente, portando via mio figlio, ingiustamente. Perché l'è stato portato via per dei periodi, sì, ingiustamente, eccetera. Però, perché sulla carta dei servizi sociali, quando una volta ridato per 1000 problematiche, non mi hanno mai dato, io ho chiesto, ma scusate, ma potete darmi una benedetta spiegazione perché? Perché mi hanno fatto esame di capello, negativo, tutto negativo, sempre ogni 2 per 3. Ma datemi un perché, psichiatri, tutti, sempre uscito con un, diciamo, alvi pulito, per dire. E poi cosa succede? E loro non hanno un perché, alla fine dicono, è stato un errore, signora, vedi, però adesso ce l'ha tutto suo. Ecco, al di là della distribuzione... E quindi, caro, sta traumi, perché lui voleva stare con... Con la madre. Posso aver fatto tanti errori nella mia vita. Perché per la perfezione di sé, però come madre non ho sbagliato mai, mai. Senza dare la colpa all'uno o all'altro, no, entrambi lo avete però abbastanza esposto pubblicamente. Assolutamente, ma colpa è mia, soprattutto perché poi sono... potevate risparmiare a Ma certo, io mi risparmiai tutte queste cose perché mi sento veramente... Ho vomitato la mia vita privata
come se fosse veramente... E ho sbagliato. Se Carlos oggi non voleva... Ma fa bene, per quello.